Va ora in onda Spazio Aperto, a cura della testata giornalistica Pianeta Oggi TV. Gentili ascoltatori di Radio Saiuz TV, buonasera, sono le 21.50 in questo istante. In studio Massimo Bonella, Spazio Aperto, approfondimento giornalistico. Alla regia centrale abbiamo Rosario Moreno, quindi regia centrale a Treviso. Ricordo anche per coloro che ci vogliono seguire dalle televisioni smart tramite il Media Center al sito saiuzmedia.it. Da lì cliccate su Diretta TV e scegliete poi l'emittente che più vi piace. In questo caso siamo, almeno per quanto riguarda il circuito digitale Radio Saiuz TV, tutti collegati. Saluto in modo particolare tutti coloro che ci stanno seguendo dal Friuli Venezia Giulia, in modo specifico da Gemona, Artegna, Tarcento, San Vito al Tagliamento, Trieste. Ecco, benvenuti qui nel nostro approfondimento. Parleremo di tante cose attuali, molto interessanti. In collegamento telefonico avremo tra qualche istante il ricercatore amico dell'uomo, noto a livello internazionale, Gaetano Pedulla. Dunque, prima però un breve aggiornamento delle notizie. La Francia riapre i confini col Regno Unito. Per quanto riguarda la nostra testata pianetaoggitv.net, che praticamente supporta, appoggia Radio Saiuz, un po' un binomio Pianeta Oggi TV, Radio Saiuz TV, dunque nella home page trovate a taglio primo Val di Chiana Living tra i finalisti del primo concorso nazionale Turismo dell'Olio, siamo a Montepulciano. Poi a seguire Pianeta Oggi TV No Comment. Cambiamenti climatici, le conseguenze della violenta ondata di maltempo che aveva colpito nei giorni scorsi il nord-est d'Italia, la situazione in Alto Adriatico. Potete quindi vedere delle immagini girate da Pianeta Oggi TV, quindi dal sottoscritto, dove c'è praticamente il tratto di costa che va da Jesolo Pineta a Bibione, ma non solo, completamente distrutto, comunque con gravi danni. Poi a seguire Pillole d'Ambiente, un programma radiofonico della rete Saiuz con la partecipazione di Marco Rabito. Poi il TG Sole, Casa del Sole TV, c'è un'introduzione di Margherita Furlan. Arriva la variante, ma è soltanto la prima rondine. Poi abbiamo altri TG Sole, noi stiamo dando spazio moltissimo a Casa del Sole TV perché sta facendo emergere molte notizie concrete. Che gli altri media nazionali, coloro che hanno avuto tutte le frequenze negli anni 80 a scapito delle TV locali, tanto per essere sempre chiari su questo aspetto, perché noi non ci siamo dimenticati. Quindi danno queste Casa Sole TV dà queste notizie molto importanti. Tra altre cose, è anche presente in un circuito televisivo del digitale terrestre a diffusione interregionale. Ricordiamo in modo particolare su questa edizione che trovate a taglio medio di TG Sole 24, dal titolo La crisi impazzita, ma poi c'è un importante documento, gli effetti, un importante servizio curato da Jeff Hoffman, dal titolo Effetti collaterali uranio impoverito, che di questa cosa, per chi si ricorda, il sottoscritto ne ha parlato molto negli anni passati, siamo intorno ai primi anni 2000, 2004, 2005, 2006, ricordo le varie interviste che avevamo fatto anche a Radio Pordenone. Dunque, poi ancora altre cose di rilievo, l'intervista dunque nel settimanale Pianeta Oggi Report, l'intervista a Gaetano Pedulla che sentirete questa sera. Ecco, all'interno della nostra testata pianetaoggitv.net potete anche così vedere un'intervista video, potete quindi anche conoscerlo per coloro che si sintonizzano la prima volta che vengono
a conoscerlo per la prima volta. 21:54, scusate del ritardo, c'è stato all'inizio un attimo un problema tecnico alla regia centrale a Treviso, risolto subito grazie alla prontezza, devo dire, immediata di Rosario Moreno. Allora, subito diamo la linea a Gaetano Pedulla, che è in diretta collegato con noi. Ciao Gaetano, benvenuto. Ciao Massimo, ciao Rosario, è un piacere sentirvi, essere di nuovo ospite in questa trasmissione e poter condividere, fare qualcosa di utile insieme. Quindi grazie per avermi invitato anche questa sera. Certo, qui posso dirti, guarda, che hai sempre le porte aperte, anche perché la nostra linea editoriale è quella di dare spazio a tutti coloro che lavorano, che parlano, che approfondiscono tematiche per la tutela della vita del pianeta, questo che a noi ci interessa, quindi benvenuto anche più volte a settimana volendo. Grazie. Bene, allora ecco Gaetano, io pensavo questa sera, come dire, che siamo a fine anno, un tema libero, no? Cioè ti do a te carta bianca, ecco, se ci puoi dire qualcosa su ciò che ritieni più importante in questo momento che venga detto. Do un piccolo spunto, abbiamo visto un anno veramente terribile, quasi in tutti i settori, da quello potremmo dire spirituale, perché c'è veramente una popolazione che sembra che abbia perso proprio i valori, ecco, molto vuota, quasi persa, che non riesce a trovare, come si può dire, la strada, o meglio il capo del filo, ecco, come si suol dire. Dopodiché abbiamo visto una situazione di crisi economica che non ha precedenti. Stiamo vivendo in un momento che purtroppo non sappiamo, devo dire, come fare, sembra che in un certo qual senso la vita si sia fermata. C'è di più, perché se facciamo un passo indietro, l'anno prima, il 2018 e parte anche del 2018 e 2019, potremmo dire, quanti inquinamenti, quanto disastro nel mondo, venti di guerra. Se non bastasse, foreste che vengono divorate dal fuoco e purtroppo con esse anche molti animali. Devo dire, non a caso dico molti, ecco, una cosa che a me mi ha colpito in modo particolare. Ecco, un pianeta così bello, il pianeta azzurro dell'universo, potremmo definirlo, la madre terra, che viene trattata così. Io a volte mi domando se c'è da vergognarsi a essere delle persone umane. A volte mi faccio queste domande, francamente, non lo so. Veramente, quando vedo degli animali in giro, in campagna, in montagna, verso il mare, che ne so, provo quasi vergogna, perché dico, ma come noi che dovremmo essere i giardinieri, ecco, come a volte dice Gaetano, del pianeta, siamo invece coloro che asfaltano il pianeta, ecco, inquinandolo, distruggendo tutto, gli assassini della vita in una parola sola. Ecco, io a questo punto ho messo lì un po' di elementi, come si suol dire, un po' di carne al fuoco. Lascio a te, Gaetano, spaziare su questo, poter fare un ragionamento, trarre anche alla fin fine delle conclusioni, e naturalmente, ammesso che ci sia, io non credo, una speranza per vedere il futuro. Sono un po' pessimista, ma questi sono i dati di fatto che vedo quando mi giro attorno. Prego, Gaetano. Certo, Massimo, certo, e comprendo. Quello che appunto la prima cosa che noi dobbiamo considerare è l'essere umano, partire, no, da noi che comunque facciamo parte, se vogliamo, della natura. Siamo in qualche modo parte integrante di quello che è un ecosistema planetario, che poi in realtà fa parte anch'esso di un ecosistema più grande, che è il sistema solare, e a sua volta il sistema di una galassia immensa che contiene un'infinità di stelle e di ammassi stellari. Noi in tutto ciò siamo dei figli che nascono dall'amore e soprattutto per imparare ad esprimere amorevolezza incondizionata nella vita quotidiana. Questo
come più volte abbiamo affermato in diverse trasmissioni, incontri, approfondimenti, conferenze, l'essere umano, diciamo, è un essere dotato di ego sum, di coscienza, ed è la naturale prosecuzione di altre specie viventi, diciamo ancora più giovani, se vogliamo, più inesperte, come i minerali, i vegetali e gli animali. Sta di fatto che mentre queste tre specie, minerali, vegetali e animali, sono poi in misura sempre maggiore in contatto stretto con la fisicità, con l'astralità o emotività e i pensieri, e sviluppano rispondenza a questi stimoli inferiori, e non è previsto nell'esperienza di vita minerale, vegetale e animale una scelta. Diciamo che l'essere, la creatura, non ha possibilità di scelta, sperimenta soprattutto l'istinto di sopravvivenza e di vita, l'istinto riproduttivo, quindi tutti quelli che sono gli impulsi base. Un animale può tranquillamente uccidere se ha bisogno di mangiare, e non sta compiendo un'azione distonica verso l'universo, è parte di un ciclo più grande di lui, e quindi si creano una sorta di serie di compensazioni che fanno in modo che la vita possa proseguire in modo armonioso, anche se appunto avvengono in qualche modo delle morti causate proprio per istinto di sopravvivenza. E invece l'essere umano, che è dotato di ego sum, invece, ripeto, minerali, vegetali e animali sono dispensati dall'ego sum, perché non hanno ancora la forza per poterlo sostenere, lo perderebbero immediatamente. Sapete, l'ego sum si può prendere soprattutto quando si compiono azioni lontane dall'etica, dove si arrivano a uccidere migliaia di persone, di innocenti, di bambini, di donne. Ecco, spesso l'io, quando è di fronte a un'ecatombe così grande che lui stesso ha causato, non sopporta quel dolore, e quindi si rompe la struttura individuale e avviene una sorta di morte seconda, perdita dell'io sono, dell'ego sum. Quindi l'uomo, a differenza dei mondi inferiori, è chiamato proprio a fare una scelta. Quindi certo l'essere umano è anch'esso succube in qualche maniera, o attraversato dagli istinti basici, come appunto anche gli animali. Quindi ovviamente l'uomo deve sopravvivere, l'essere umano deve sopravvivere, deve riprodursi, ha delle spinte, degli impulsi fortissimi, come la fame, come appunto la riproduzione della specie, e come appunto più in senso più lato l'istinto di sopravvivenza, ma allo stesso tempo ha la possibilità di agire in modo diverso, quindi non soltanto dominato dall'istinto, ma anche di scegliere man mano che matura in sé, no? la crescita spirituale, di scegliere se appunto vivere nei mondi maltrattando e facendo scempio degli altri, della natura, dell'ecosistema, eccetera eccetera. Quindi in buona sostanza l'essere umano ha la possibilità di scegliere e di agire in modo armonioso rispetto all'ecosistema. Quindi da una parte l'animale è assolutamente naturale che uccida un altro animale per necessità. Qua succede anche ai gattini, no? Che purtroppo a volte ci portano gli uccellini o i topini in casa. Quante volte accadono cose di questo tipo? E certamente è nella loro natura, non c'è nulla di male. Poi è chiaro che magari a noi non è cosa gradita, ovviamente, ma accade, quindi non c'è nulla di strano. Noi invece però non siamo succubi dall'istinto di sopravvivenza, possiamo benissimo nutrirci o muoverci in un modo molto più rispettoso, non abbiamo bisogno di uccidere un altro uomo per poter sopravvivere o per poter affermare le nostre ragioni, non abbiamo bisogno di ricorrere a delle azioni deleterie. Quindi l'essere umano può scegliere, e l'essere umano non solo può scegliere attraverso il libero arbitrio, ma col tempo, facendo esperienza, reincarnazione dopo reincarnazione, imparerà sempre di più, grazie all'esperienza terrena, a volte e spesso, non solo a volte, scusatemi, spesso anche traumatica, impara ad esprimere amorevolezza in contesti di vita sempre più complessi, sempre più articolati, sempre più ampi. Ecco, quindi in realtà poi l'essere umano è chiamato a esprimere amorevolezza spontanea, virtù, come noi amiamo chiamarle, no? Una
naturale disposizione a fare del bene, a manifestare amore incondizionato, totalmente disinteressato in un contesto specifico di vita. Ecco, quindi noi siamo chiamati poi a imparare a fare tutto ciò in tutti i contesti possibili, nella famiglia, come padre, come figlio, come fratello, come membro di una tribù, di una comunità, sempre poi, no, andando a espandermi sempre di più fino ad arrivare proprio a un raggio di azione planetario. Ecco, oggi l'uomo è chiamato ad avere un raggio di azione planetario, quindi a prendersi cura ed essere giardiniere del pianeta Terra. Quindi l'uomo è l'essere preposto dal cielo e dagli equilibri cosmodinamici del nostro sistema solare proprio a cura del geode azzurro, come lo chiamava prima Massimo, chiamato pianeta Terra. Ecco, questo, diciamo, ecco, è quello che noi siamo chiamati a fare piano piano, con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre difficoltà. Ora il punto è questo: se guardiamo gli anni precedenti, se vediamo la storia dell'umanità, l'essere umano sta andando in questa direzione? Ecco, guardando le statistiche, e ne ha citate parecchie lo stesso Massimo, parlando del disboscamento, dei fenomeni, delle alterazioni del clima, parlando dello sfruttamento delle risorse minerarie, acquifere e quant'altro del pianeta Terra, e aggiungo a quanto ha detto lo stesso Massimo anche il commento di diversi scienziati che nel corso di diverse riunioni internazionali molti hanno sostenuto che stiamo arrivando a un punto di non ritorno, cioè il pianeta non sarà in grado di soddisfare il fabbisogno presto di questa umanità. Ecco, ci sarà una data limite oltre la quale non sarà possibile ritornare indietro. Alcuni parlano del 2050, altri del 2040, altri del 2030, c'è controversia su questo argomento, ma diciamo siamo positivi, 2050 non rimane tanto tempo, quindi si pone un problema di sopravvivenza planetaria. Ecco, l'uomo in questo momento non sta svolgendo la sua funzione e quindi arriviamo quindi a definire l'anno che abbiamo trascorso. L'uomo stesso sostanzialmente è una sorta di cancro che sta infestando il pianeta Terra e sta praticamente mangiandosi letteralmente tutte le risorse senza dare una possibilità di rinnovamento credibile. Quindi l'uomo, dal punto di vista del pianeta, è un virus, è un agente patogeno. Cosa fa un organismo quando c'è un agente patogeno, un agente che lo minaccia? Si difende. E come si difende un organismo? In modo intelligente. Oltretutto il pianeta non è l'essere più fesso di questo universo, cari fratelli. Sapete che dietro a un pianeta ci sono degli esseri evolutissimi. Nelle antiche culture li chiamano i Kumara. Sono degli esseri di quinta dimensione superiore, parliamo, quinta dimensione, sono cherubini, quindi esseri appartenenti alle alte gerarchie superiori, quindi non sono gli ultimi cretini. È chiaro che questi esseri sono esseri che vivono di amore, di luce, e manifestano misericordia e compassione, e hanno già raggiunto l'illuminazione, l'autorealizzazione, il compimento pieno della vita. Non hanno bisogno di alimentare il proprio ego, hanno già passato tutta la fase della dualità, cui noi stiamo ancora ampiamente dentro. Quindi le risposte di difesa di un pianeta non sono banali. L'uomo che crede di controllare tutto quello che accade nel pianeta, in realtà è lui ad essere invece controllato, è lui a essere in realtà una mano o diciamo una pedina in mano a quelli che sono i quattro elementi. Ecco quindi che il virus uomo determina nel pianeta una risposta uguale e opposta, tesa ad utilizzare, udite, e non lo dico io, ho scritto anche nelle profezie, ad utilizzare le stesse diavolerie che l'uomo ha comunque in qualche modo prodotto, come Panini, tra l'altro aggiungo, per distruggere, per dominare il pianeta e per questioni di predominio, di vantaggio personale e di arricchimento. Questo è quanto
cari amici, e il pianeta sta utilizzando e utilizzerà tutto quello che l'uomo ha fatto per scopi di dominio contro l'uomo stesso, quindi l'uomo vedrà gli effetti su se stesso delle sue stesse sperimentazioni nefaste. È questo, anche perché oltretutto, secondo una legge di giustizia e di equilibrio, come faccio a capire che io sbaglio nel mio piccolo? Devo vedere i risultati delle mie azioni. Allora forse, se ho spirito di autocritica e ho voglia di mettermi in discussione, mi rendo conto che come io sto agendo non è un modo armonioso, non fa bene agli altri, ma poi mi accorgo che non solo non fa bene alla collettività, e poi sto male pure io. Che ci faccio di un pianeta distrutto? Dove vado a vivere? Ecco, per cui diciamo che in questo anno noi abbiamo incominciato a vedere in modo molto pronunciato un meccanismo di difesa planetaria, e a mio avviso e secondo i contatti che io ho avuto con gli esseri intraterreni della città di Eldorado in data fine febbraio 2020, questi esseri mi hanno diciamo comunicato che appunto la pandemia è comunque stata parte di una reazione del pianeta all'operato dell'uomo. Che poi l'uomo abbia giocato, abbia fatto degli esperimenti, è tutto vero, ma francamente alla fine quello che conta sono i macro processi, non sono i mezzucci che usano le persone. Insomma, noi siamo dei figli, siamo chiamati a esprimere amore, non lo stiamo facendo, stiamo distruggendo il pianeta. Il macro processo è che il pianeta si sta mettendo in opera per appunto attivare quei principi, quegli anticorpi tesi a correggere quello che sta accadendo, e peggiorerà. Scusatemi, non voglio essere un cattivo annunciatore o uno che porta sfortuna, è una questione proprio di logica. Se l'uomo non cambia atteggiamento, non andremo verso un miglioramento. E non solo, in realtà quello che stiamo vivendo è soltanto un debole inizio. Pensate se l'uomo, continuando a essere sordo ai richiami della natura e del cielo, continua nonostante tutto ad andare nella stessa identica direzione, e i segnali saranno molto più forti. Altro che virus come lo stiamo vivendo noi oggi, sarà molto peggio, sarà una peste e saremo tutti marchiati, e su tre persone se ne andranno due, non una su 10.000, due su tre, cioè tre lo prendono e due lasciano il corpo, non uno su 10.000. E ripeto, non voglio essere un cattivo annunciatore, è che è il normale procedere delle cose in un sistema, in un macro sistema planetario che ha i suoi meccanismi di difesa da quelli che sono gli agenti patogeni. L'essere umano è purtroppo un agente patogeno, non è un atteggiamento o una posizione diciamo negativa o pessimista, è realista, basta guardare i dati. E poi è chiaro che avverranno, e c'è la possibilità che avvengano anche altri dissesti planetari, quindi cataclismi di ogni sorta, guerre provocate dallo stesso uomo con il nucleare o con altre armi ancora peggiori. Quindi questo è quello che potrebbe capitare se l'uomo non cambia rotta. Ecco, e il senso delle profezie non è condannare una umanità, non è il castigo nel senso umano del termine, ma è quello di dare un monito, un avviso, una lettura e quindi una spinta a cambiare l'atteggiamento in un modo più positivo, più costruttivo, più benefico. Quindi è un grandissimo stimolo a migliorarci. La profezia ha questo scopo, non ha lo scopo di affossarci, di farci vedere le cose negative e che non potremo cambiare nulla e sarà la fine del mondo. Non sarà la fine del mondo, ci sarà un nuovo inizio, e prima del nuovo inizio noi possiamo avere una parte molto importante per determinare come avverrà il nuovo inizio, come ci sarà una nuova umanità e un nuovo regno di maggiore pace e armonia. Lo determiniamo noi se questo avverrà con tanti sconquassi, con una tribolazione massiccia, oppure se avverrà in toni più soft. Ecco questo allora che è il discorso. L'anno che stiamo lasciando è un anno di grande tutto sommato è un monito leggero, mi assumo la
Ecco, chiedo aiuto alla responsabilità. Sì, sì. Scusami un attimo, è andato un attimo via. È andato un attimo via, sì, il video. Si sente? Sì, adesso si sente, però volevo fare una comunicazione. Purtroppo mentre andavamo su YouTube a un certo punto mi hanno buttato fuori e non riesco più a trasmettere su YouTube. Stiamo andando su Facebook, su tutto il network, ma YouTube mi dice che trasmetto, però io vedo che non arriva da nessuna parte il segnale. Anzi, se qualche amico che ci sta guardando dalle parti di YouTube mi fa sapere qualche cosa, perché a un certo punto mi hanno buttato fuori. Ok, scusami, adesso vai tranquillo, Gaetano. Prego Gaetano, è arrivato al punto quando dicevi chiudiamo questo anno 2020 e poi lì c'è stato un po' il blocco. Prego. Sì, chiudiamo questo anno. Allora, un attimo che verifico anche io, solo un secondo, così siamo proprio sicuri di non lasciare nessuno indietro. Un attimo, certo, di pazienza e poi riprendo. Anche perché così io sono nato da un punto di vista giornalistico, vorrei capire cosa sta succedendo, perché questi social devono bloccare le dirette, visto che sono lì appositamente per dare dello spazio. Riusciamo a essere... Ecco, vediamo. Stiamo andando su Facebook dappertutto, quindi YouTube a un certo punto è saltato. Mi dice connessione eccellente con YouTube, però non lo vedo. Quindi qualcuno ha bloccato la diretta? Non lo so se hanno bloccato o c'è qualche problema tecnico loro. Vabbè, lo verifichiamo, Rosario, poi mi fai sapere, perché ecco, su questo poi vorrei ritornarci sopra pubblicamente. Va bene, okay. Allora adesso avvisiamo che è su Facebook. Se mi passate per favore il link, così lo giriamo eventualmente alle persone prima di riprendere. Un attimo di pazienza ancora. Ti giro il link. Purtroppo grazie. Ti giro il link di Facebook. E comunque siamo visibili anche sulla piattaforma Media Center, saiuzmedia.it, e sul sito radiosaiuz.it. Ok. Allora, sì, ecco, come ho detto, un attimo. Come ho detto anch'io in apertura, ecco, ricordiamo ai nostri ascoltatori che ci possono sentire su saiuzmedia.it e comunque radiosaiuz.it. Allora, ecco, ho passato il link, un attimo di pazienza, così. Eccolo qua. Allora, un attimo ancora che ci inseriamo. Ecco, mi hanno scritto appunto, grazie Sara, che mi ha scritto infatti su YouTube c'è il video di solo 13 minuti. Il tema è caldo. Sì, sì, adesso riprendiamo. Allora adesso facciamo un brevissimo riassunto di quello che abbiamo detto. Aspettiamo un attimo che rientrino le persone, proprio 2 minuti. Sì, perché è molto importante il tema. Sì. Ecco, nel frattempo Rosario, ecco, ti chiedo con calma, quando hai appurato che non è stato un problema tecnico, o se è un problema tecnico, insomma, di riferirmi cos'è successo. Sì, sì, certamente. Perché lo ricordiamo agli ascoltatori, non è la prima volta che la nostra emittente viene bloccata sia su Facebook che su YouTube per motivi uguale nessuno. E quindi il sottoscritto vuole capire bene se è necessario fare una dichiarazione praticamente a livello pubblico, denunciare questa cosa, perché a suo tempo sono state bloccate anche delle edizioni straordinarie e quindi con dei contenuti molto importanti, e il fatto che siano state bloccate è un fatto grave. 22:18 Radio Sites, questo è il programma di approfondimento giornalistico Spazio Aperto, in studio Massimo Bonella, alla regia centrale Rosario Moreno, che è poi oltretutto il fondatore del circuito digitale Radio Sites TV RST. Abbiamo in collegamento con noi in diretta Gaetano Pedulà, personaggio molto conosciuto anche all'estero, molto spesso intervistato anche dalle televisioni intercontinentali,
Gaetano Pedulà, ricercatore, amico dell'uomo. Siamo ascoltati in tutta Italia, in modo particolare abbiamo degli ascolti molto forti dal Friuli Venezia Giulia. Benissimo, allora 22:19, vediamo se la situazione si sblocca e riprendiamo con breve, diciamo così, riepilogo e poi andiamo avanti. Esatto, allora grazie Massimo per darmi la possibilità di esprimere. Stavamo parlando in effetti di un aspetto molto importante, che è la situazione planetaria e quello che in qualche maniera ci ha riservato l'anno che sta per terminare. Abbiamo detto sinteticamente che l'uomo è un essere nato e creato per esprimere amorevolezza nella vita, nella quotidianità, e diciamo che noi, ma anche i fratelli, gli esseri più evoluti di noi, tutti impariamo sempre di più, ampliando la nostra capacità di esprimere amorevolezza nel quotidiano. Ecco, in particolare l'uomo oggi è chiamato a prendersi cura del pianeta Terra, essere giardiniere di questa meravigliosa gemma azzurra, ma quello che invece sta accadendo, come giustamente si diceva nella prima parte della trasmissione che poi è saltata, in effetti l'uomo, invece che essere giardiniere, in questo momento sta asfaltando, sta in realtà distruggendo, sta terminando tutte le risorse del pianeta. Ecco, in che modo le sta terminando? L'abbiamo già diciamo annunciato più volte, il problema della fame nel mondo non è per niente risolto, anzi è in peggioramento, ogni 4 secondi muore un bambino di fame, il disboscamento continua all'impazzata in tutti i posti più verdi del pianeta Terra, per scopi puramente diciamo di dominazione e di egoismo e di arricchimento personale, e il clima sta avendo dei cambiamenti repentini, anche i poli magnetici del pianeta sono cambiati, si sono spostati negli ultimi decenni in modo significativo. In pratica molti scienziati sostengono che il punto di non ritorno per questo pianeta avverrà tra il 2030 e il 2050, cioè vi rendete conto, non ci saranno abbastanza risorse per tutti, anzi c'è chi già dice che quest'anno le risorse, cioè il fabbisogno, è stato coperto fino all'ultimo mese, quindi già una parte di dicembre dovrebbe essere fuori da questa copertura, quindi non ci sono risorse per tutti, ecco, siamo troppo avidi. Quindi l'uomo, piuttosto che essere giardiniere, in realtà è un avido, un avaro che vuole solo per sé, e questo in genere qualunque essere presente nel pianeta. Quindi il pianeta vive la presenza umana come un agente patogeno, come un virus. E che cosa fa un organismo quando c'è un virus? Si difende, libera anticorpi, libera reazioni, ma dato che il pianeta è un organismo macro, e è presieduto da esseri evolutissimi, molto più evoluti di noi, che appartengono alla quinta, noi siamo in terza, appartengono, pensate, alla quinta dimensione superiore, addirittura alcuni alla sesta. Ecco, quindi i meccanismi che mette in essere, in opera un pianeta, sono di una potenza inimmaginabile. L'uomo, che nel suo piccolo gioca a fare Dio e pensa di poter manipolare a proprio piacimento gli elementi, in realtà è lui stesso utilizzato dal pianeta per mettere in moto certi processi che fanno parte proprio degli equilibri planetari, solo che l'uomo ha la presunzione di essere lui ad avere il timone in mano, ma in realtà c'è una mano molto più grande che muove tutto, io questo ve lo posso assicurare, e in questo senso c'è proprio da essere tranquilli, sereni, perché tutto va in una direzione macro che noi non riusciamo a vedere con chiarezza, che porta un cambiamento importante, porterà un cambiamento importante e ci porterà a vivere un futuro diverso, perlomeno per le persone che lo meritano, che agiscono in una modalità diversa. Ecco, ma andiamo al dunque. Per cui queste difese che si sono messe in atto in quest'ultimo anno sono i classici meccanismi di difesa planetaria con una razza come la nostra.
Quindi gli stessi ordigni, le stesse diavolerie che noi stessi abbiamo ideato vengono riciclati, utilizzati dalla natura e ci tornano indietro. E se ci pensate, è una legge perfetta, perché come faccio ad accorgermi che io ho sbagliato? Come faccio, adesso parlando, no, su scala personale, non su scala planetaria o di un'elite, devo vedere gli effetti delle mie azioni, allora solo dopo capisco che sto andando in una direzione che non è sana. E allora dico, ah, questa non è la direzione, adesso cambio. Però cioè, mi posso accorgere di questo solo se vedo gli effetti delle mie azioni, se no come me ne accorgo? Ecco quindi che per un principio di causa-effetto, in pratica il pianeta libera degli anticorpi, e non c'è da stupirsi quindi tutto il discorso della pandemia, che esiste come, e non va affatto sottovalutata, l'abbiamo detto da sempre, ed è appunto una difesa messa in opera, in essere, scusate, dalla natura, proprio contro il virus principale del pianeta, che è l'essere umano. Che poi l'uomo abbia a suo tempo anche realizzato delle diavolerie, questo è fuori di discussione, ma ha poco senso concentrarsi su questo, perché intanto quello che è importante è come stiamo agendo noi, è quello che noi apportiamo a questa realtà. E quindi, d'accordo, è giusto sapere la verità, e c'è chi se ne occupa in modo equilibrato, no? Abbiamo nominato all'inizio vari emittenti televisivi di cui fa parte Radio Saiuz, di cui fa parte la Casa del Sole, e anche altri che lottano per, in qualche maniera, per esprimere delle verità perlomeno alternative a quelle che può essere un mainstream, o comunque un'informazione compatta e schierata, diciamo, in un'unica visione, ecco. Quindi, a parte, diciamo, questi enti preposti, noi dobbiamo, secondo me, concentrarci sulle opere di bene, dobbiamo concentrarci su quello che facciamo noi. È questo, è mettere in pratica l'esempio di umiltà, di vivere in armonia, di servire il prossimo, di servire il divino e di affrontare quello che c'è dentro. Se uno non affronta quello che c'è dentro, non è in grado di offrire amore al prossimo. Non è in grado di offrire se stesso. Cosa offro se io dentro ho un caos interiore? Non è solo una questione di fare, è anche una questione di modalità. Quindi poi, se io non lavoro su di me, non imparo, non mi apro, non creo dei passaggi interiori, come posso poi dare qualità a questo mondo? Posso dare quantità, ma non serve quantità, serve qualità oggi. Qualità. Questa è la risposta, secondo me, a quest'anno, che è stato un anno difficilissimo, è stato un anno complicatissimo, è stato un anno dove appunto la natura ha messo in essere, ha messo in atto una difesa su cui l'uomo stesso ha lucrato, su cui l'uomo stesso sicuramente, diciamo, non ha, almeno ad oggi, messo in moto le giuste reazioni, secondo il mio parere. Poi può darsi che io non ci ho capito nulla e che mi sbaglio, ma intanto lo vedremo dagli eventi. Perché se nel caso in cui io non mi sbagliassi, e nel caso in cui la lettura che io vi sto in qualche modo condividendo fosse vera, non c'è da aspettarsi un futuro sereno per questa umanità, perché questa umanità, a mio avviso, ripeto, poi magari mi sbaglio, ma a mio avviso sta andando completamente contro la propria missione spirituale, non ha cambiato nulla del proprio modo di agire, quindi c'è da aspettarsi molto di peggio nei prossimi anni. E non voglio essere un cattivo annunciatore, è che semplicemente l'uomo raccoglie ciò che semina, e quindi inevitabilmente è questo il modo che ha per imparare, come qualunque, anche un figlio. Quando uno ha un figlio, il figlio deve fare la sua esperienza e deve sbattere la testa per capire che sta facendo degli errori. Così è anche questa umanità. Molti dicono, ma sono già tante volte che ripete lo stesso errore. E vabbè, ma prima o poi capirà, o perlomeno una parte ha già capito, è già pronta per un nuovo futuro. Ecco, quindi l'anno che stiamo lasciando è un anno di una grande opportunità di cambiamento, di una possibilità, di un'indicazione in fondo anche, diciamo, questa difesa che il pianeta ha messo in atto è una difesa lieve, non è nulla al confronto di quello che potrebbe venire se l'uomo continua di questo passo.
E non voglio, ripeto, annunciare sciagure, a parte che è scritto nelle profezie, quindi non sto dicendo niente di speciale, ma se l'uomo continua così c'è da aspettarsi dei cataclismi, c'è da aspettarsi delle guerre, dei massacri, c'è da aspettarsi che altro che pandemia, che venga proprio una peste, che su 3 persone se ne vanno 2. E quindi se ne vanno 2/3 dell'umanità. Cioè, quindi bisogna considerare, noi non sappiamo, non abbiamo idea con che cosa abbiamo a che fare. Ancora giochiamo a fare i bambini capricciosi che vogliono usare il mondo a proprio piacimento e fare quello che vogliono. Noi siamo parte di un meccanismo messo in atto da potenze cosmiche, non è il contrario, non siamo noi che possiamo manipolare le potenze cosmiche e fare quello che vogliamo. E questo è un meccanismo di cui presto saremo consapevoli, e se non cambiamo sarà una consapevolezza amara, visto quello che si preparerà. E ripeto, la mia non è una visione pessimista, è una lettura realista, e credo che in fondo noi abbiamo ancora la possibilità, nonostante possa stare tardi, abbiamo ancora la possibilità di cambiare e di dare un apporto positivo a questo mondo. Ecco, questo io lo credo assolutamente, e dobbiamo concentrarci su questo, su ciò che noi creiamo di costruttivo per il pianeta, portare opere di amore dove non solo facciamo, ma accompagniamo anche una modalità amorevole con le azioni che portiamo avanti. Quindi ci deve essere una coerenza sia nella sostanza sia nella forma, perché non può esserci forma senza sostanza e sostanza senza forma, ci sarebbe una contraddizione in termini. Quindi io penso che il nuovo anno possa ancora darci un'opportunità di cambiamento, e che noi dobbiamo rimboccarci le maniche e concentrarci sul bene, sulla carità, sul lavoro interiore, quindi sull'amare il nostro prossimo come noi stessi. E questo poi in fondo il succo, la sintesi della sintesi della sintesi. Inutile perdere tempo in quello che stanno facendo nel mondo e se mi manipolano con 1 centimetro di acqua oppure con 5 centimetri, oppure se aggiungono un peso in più o un peso in meno, non riusciamo a capire niente di tutto questo, e non ha senso essere ossessionati dal dover per forza avere chiari quella che è la situazione. Altrimenti c'è un vecchio detto a Roma che va bene, magari non è proprio azzeccatissimo, che dice: per star meglio qui giaccio, alla fine per capire com'è la situazione passa la mia vita, lascio il corpo e non ho fatto opere di carità. Quindi concentriamoci sulle opere di carità, ma poi non c'è la situazione, non si chiarirà col tempo. Preoccupiamoci di ciò che dobbiamo fare noi. Questo è il mio invito più forte per il prossimo anno, per il prossimo futuro, ed è un messaggio secondo me di speranza, nonostante siamo e viviamo in un'epoca che io identifico come l'apocalisse, ormai ben conclamata da 1900, secondo me 90, dagli anni 90 è già in atto in modo abbastanza massiccio, e forza, siamo chiamati a portare un cambiamento. Ecco, io qui ho finito il mio intervento, non so Massimo sì. Se ci sono domande. Intanto ricordo agli ascoltatori che questa è Radio Science, sta ascoltando il programma di approfondimento Spazio Aperto. In collegamento in diretta abbiamo Gaetano Pedulà, ricercatore amico dell'uomo. Quindi la prospettiva è quella di concentrarsi su voler amare di più questo pianeta, la natura, insomma, e non cementificare, non sradicare alberi e non assassinare la vita, sostanzialmente. Questo è un po' il messaggio. Sì, esattamente Massimo, è proprio questo, è quello di imparare ad agire in modo più armonioso, partendo anche da noi stessi, perché a volte si hanno dei dolori talmente profondi nell'anima che anche se uno vuole non riesce a essere amorevole. Quindi bisogna proprio prendere alla lettera le parole trasmesseci dal Cristo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non puoi amare il tuo prossimo se non ami te stesso, come non puoi amare te stesso se non ami il tuo prossimo. Quindi è praticamente una
una forma di legge, ed è proprio così secondo me, perché amare se stesso vuol dire affrontare il lato oscuro che ognuno di noi ha, e solo se hai una grandissima pazienza e un incrollabile volontà, allora lo puoi affrontare e sei in grado di proprio sì, di poter essere efficace, altrimenti no. E questo accade pure con il nostro prossimo, cioè solo se ci prendiamo veramente cura di un altro essere nel bene e nel male, allora lo stiamo amando. Quindi questo concetto si applica sia all'esterno che all'interno del nostro io. Quindi è proprio questo, cioè parte dall'interno e dall'esterno. Allo stesso tempo non c'è uno che viene prima dell'altro, e a volte uno determina anche l'altro. Quindi ecco, questo è. Ecco, io intanto qui mi sto prendendo nota alcune domande che emergono, come ad esempio questa, da un punto di vista economico-finanziario, ora qui è tutto basato dicono Dio denaro, io vorrei usare un termine un po' più specifico, un po' più appropriato, più che Dio, semmai dal demonio denaro, ecco, cioè tutto è basato sul profitto, non importa se si rompe tutto, se si spacca fuori tutto, se creiamo danni, se anche i nostri figli muoiono di fame, vedi in Africa. L'importante è che bisogna fare i grandi affari mondiali, tanti soldi, trilioni di euro che girano, eccetera, eccetera. Poi vorrei sapere chi c'è a capo alla fin fine di tutto questo gran denaro, perché una testa ci deve essere alla fin fine, andando per esclusione. E qui mi fermo, motivo poi di approfondimenti, eccetera. Ecco, la domanda è questa, quindi, ritornando, diciamo, nel nostro piano qui. È sbagliato questo modo di gestire il mondo societario, cioè la società? Ma sì, Massimo, diciamo che in realtà anche il discorso del denaro io lo vedo non come una causa, come un effetto a sua volta. L'attaccamento al denaro non è altro che l'effetto a una causa che risiede nella profonda insicurezza e paura che alberga in un essere vivente. Perché un essere vivente ha paura dell'esistenza, lo vediamo anche dagli animali che si ritirano dentro le cortecce, no, di albero, tipo gli scoiattoli, o cioè, hanno paura di manifestarsi. Il mondo a volte è crudele, è feroce, per un bambino che nasce a 8 anni e vede il futuro in questo mondo, ha paura di venire fuori, ha paura di mettere il becco fuori, di come sarà. E l'essere umano in generale è un essere fortemente aggrappato alla vita e pauroso, quindi tende ad aggrapparsi a tutte quelle che sono le zone di sicurezza, di comfort, Massimo. Una delle zone di comfort certamente è il denaro, perché il denaro che cosa fa? Permette di alimentare l'illusione che io appunto posso sopravvivere, non solo, ma posso anche autoaffermarmi e illusoriamente avere tutto quello che voglio. Ecco, ma non è il denaro in sé, è proprio quello che c'è dietro. Quindi il problema, secondo me, non è il denaro, scusami se insisto, il problema è l'ignoranza dello spirito, dell'anima. Quindi l'uomo non ha consapevolezza della propria natura spirituale, e quindi è dominato dall'istinto di sopravvivenza, esattamente come lo sono gli animali, solo che gli animali sono scusati, perché loro così apprendono. Anzi, più è forte l'istinto di sopravvivenza, più un animale impara. L'essere umano nasce per nobilitare certi impulsi. Ecco, quindi il problema, secondo me, è più a fondo rispetto al discorso del denaro. È proprio una mancanza di identità spirituale, e che quindi poi come conseguenza porta all'attaccamento al denaro, al potere, a una sessualità distorta e a tutta una serie di meccanismi che sono tutti molto, molto gravi, molto pesanti e molto diffusi in questa società. Ecco, per cui il punto di partenza, secondo me,
è che l'individuo deve ripartire da se stesso, deve ritrovare la motivazione, gli stimoli di una sana vita in se stesso. Allora poi può ripartire e può offrire, oltre alle azioni, anche se stesso, quindi la propria qualità, e quindi l'amorevolezza, e quindi la coerenza, quindi ciò che faccio, no, rappresenta un'idea di no, manifestare amore, ma poi nel manifestarlo c'è anche una modalità amorevole, no? Per esempio, voglio occuparmi di bambini, voglio occuparmi di opere di bene, e cerco appunto di farlo in modo amorevole anche con i miei collaboratori, non solo ovviamente con i bambini che sono destinatari dell'opera, ma anche con tutti gli altri che sono coinvolti. E quindi cerco di dare non solo una quantità, una sostanza, ma anche una forma che sia coerente col messaggio che dico di portare avanti. Quindi, per poter fare tutto ciò, caro Massimo, noi dobbiamo ripartire dall'io. Io la vedo proprio così, cioè io non ho dubbi. Se l'umanità non riparte dall'io, dal sé, dalla propria coscienza, è spacciata, è inevitabile, non c'è modo, capisci? E non è questione del denaro, del potere, o quelli sono effetti, non cause. Certo, poi a loro volta, come effetti, sono anche cause di altri meccanismi, dello sfruttamento, del dominio, dell'ingiustizia, certo, ma prima di quelli c'è un problema più a fondo, esistenziale dell'individuo. Certo, certo, è chiaro. L'individuo non sa, scusami, ti lascio poi parlare proprio per completare, ma come diavolo pensate che possa vivere un individuo? Ma scusami Massimo, io non so quello che mi accadrà dopo che muoio, io Gaetano lo so, però io che sono un individuo, un terrestre normale, non so quello che mi accade. Ma come posso vivere la mia vita senza sapere quello che mi andrà a accadere dopo, e senza sapere che quello che accade dopo è una conseguenza di quello che faccio prima? Ma è da pazzi. È chiaro che poi uno vive e cerca di prendersi tutto quello che può, perché non sa come fare, è impaurito, e quindi noi non diamo delle risposte a quelle che sono le domande fondamentali di vita. E le domande fondamentali della vita sono poche, una di queste è: che cosa accade quando uno muore? Se uno non sa rispondere a questa domanda è un macello. Oppure siamo soli nell'universo? Siamo soli? Esiste Dio? Esiste una legge superiore? Per me ovviamente sì, io conosco perfettamente e vivo perfettamente tutti questi argomenti, ma una persona qualunque si fa queste domande e non c'è nessuno stimolo a rispondere a queste domande. Ecco, è questo, quindi secondo me la direzione deve essere quella in cui si riparte dalla coscienza, dalla propria coscienza, dal proprio io. Ecco, hai toccato un tasto molto importante, gli esseri, diciamo, di luce, gli esseri superiori, più grezzamente, quando si sente dire arrivano gli UFO, eccetera, eccetera. Allora, io ho conosciuto nel 97 un noto contattista, vengono chiamati così coloro che hanno avuto degli incontri documentati, naturalmente, ricordiamo, con questi esseri. Mi riferisco a un grande personaggio che ha dedicato gran parte della sua vita a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'attenzione alla vita del pianeta. Mi riferisco a Eugenio Siragusa. Ecco. Il ruolo di questi esseri, che anche qui in maniera altresì grezza vengono definiti extraterrestri, chiamiamoli esseri superiori, ecco, anche insomma, per una forma di rispetto, il ruolo di questi esseri, Gaetano, per la nostra società, possono aiutarla, hanno cercato di fare qualcosa? Io ho sentito molti discorsi interessanti da parte di Eugenio stesso, per esempio, del signor Siragusa, ecco, che insomma c'è stata e credo ci sia tuttora adesso una sensibilizzazione, un sollecitare insomma l'opinione pubblica ad un'attenzione
alla vita in generale, diciamo così. Prima, forse prima hanno provato quei grandi vertici di potere, poi hanno visto che insomma non era stato un fallimento, forse ora inizieranno con le persone più semplici, le quali quest'ultime hanno tutto l'interesse per portare avanti un discorso di attenzione per il pianeta. Ecco, su questo cosa possiamo dire? Ma è stato fatto tantissimo dalle gerarchie celesti, che poi in fondo le gerarchie celesti che obbediscono alle leggi divine e quindi al Cristo che è l'essere più evoluto, e questi esseri da sempre hanno cercato di dare suggerimenti, di gettare dei semi in questa umanità, e tutti i percorsi spirituali sono stati suggeriti e stimolati dai nostri padri, perché io li chiamo così. Questi esseri non sono semplicemente dei fratelli maggiori, ma si tratta di esseri diciamo più evoluti, e l'evoluzione dell'universo, abbiate pazienza, per me va solo in un'unica direzione: esprimere amorevolezza. Quindi sono esseri che esprimono molta più amorevolezza in modo naturale rispetto a noi. Hanno proprio, sono intrisi di un'etica in ogni cosa che loro portano avanti. Questi esseri sono i nostri padri, sono coloro che hanno stimolato la nascita dell'umanità sul pianeta Terra. Ma a parte questo dettaglio, loro hanno anche stimolato tutti i grossi cambiamenti epocali, ovviamente senza interferire col libero arbitrio dell'essere umano, quindi limitandosi a dare suggerimenti, come attraverso dei messaggeri. E quindi quelli che sono i percorsi spirituali millenari, da dove vengono? Vengono dai messaggeri che sono scelti dalle gerarchie superiori, che stimolano e cercano e hanno sempre cercato di stimolare questa umanità. E quindi tutti i percorsi di autorealizzazione, di autoguarigione, derivano tutti da loro. Non solo, questi esseri poi in più occasioni hanno inviato messaggi in modalità le più disparate possibili, quindi scegliendo dei veggenti in particolare. Vanno anche prese in considerazione come fenomeno mistico spirituale le apparizioni della Santa Madre, della Vergine Maria, che sono state numerosissime negli ultimi 200-250 anni, a partire dal 1848 alla Salette, poi in ordine Lourdes, poi Fatima, poi Carabandal, poi Peña Blanca, poi Medjugorje, e poi di nuovo nell'89 Fatima. Quindi i messaggi hanno cercato di mandarli anche quindi attraverso il canale più tradizionale della Chiesa Cattolica, quello poi delle apparizioni mariane, che sono anche state riconosciute, anche se in molte occasioni il messaggio è stato dato alterato o solo in parte o molti anni dopo rispetto alla data che la stessa Vergine indicava ai veggenti. Quindi siamo di fronte a un fenomeno massiccio, a un'opera di sostegno all'umanità che parte appunto da quella che è la cultura base di quella che è proprio la tradizione cristica, ma poi questi esseri, come dicevi giustamente tu Massimo, hanno anche contattato i politici. Eisenhower ha avuto 3 incontri fra il 52 e il 54, e suo nipote, se non erro, ha fatto una conferenza un anno, 2 anni fa a San Marino, ha dichiarato appunto che suo nonno aveva avuto dei contatti. Ha confermato, ma questa storia era già conosciuta e c'erano anche degli articoli del giornale dell'epoca proprio che testimoniavano, parlavano, annunciavano questi avvenimenti. Ma anche altri presidenti, non solo negli Stati Uniti, anche in altri luoghi del pianeta. Quindi diciamo che i sistemi di potere sono stati contattati da quella gerarchia celeste che obbedisce al Cristo da molti anni, dagli anni 50, e anzi gli è stato anche detto che presto sarebbero tornati e che in qualche modo l'arrivo di questi fratelli maggiori
era l'instaurazione di un nuovo cielo, una nuova terra su un principio solido di etica, e che l'umanità avrebbe avuto comunque la possibilità di fare questo passaggio in modo soft, e l'invito ai politici era quello di guidare le masse a un passaggio graduale a uno stile di vita non più sui principi dello sfruttamento, del vantaggio personale e della avidità, ma su principi di benessere collettivo. È stato accettato questo discorso? No. Quindi questi esseri, che in realtà avevano anche l'occhio lungo, quindi magari hanno voluto dare comunque la possibilità, ma si sono anche messi avanti con altri personaggi che non erano politici o capi di Stato o papi, eccetera, eccetera, ma erano invece gente del popolo. Uno di questi è appunto il personaggio che tu hai nominato prima, che per me rappresenta il più importante contattato dell'ultimo secolo, che è senza dubbio Eugenio Siracusa, che appunto, nel, se non mi sbaglio, nel 51 è stato compenetrato da un raggio proveniente da un'astronave a forma di cappello che gli è apparsa a Catania alle 6 del mattino, ecco. E poi lui è stato istruito e ha avuto tutta una serie di messaggi. Nel 62 ha avuto un incontro su Monte Manfre con due esseri provenienti e discesi da un'astronave fisica, uno si chiamava Astar, l'altro si chiamava Itacar, e questi due esseri hanno denunciato la gravissima situazione in cui versa l'umanità e soprattutto hanno denunciato l'utilizzo dell'energia nucleare. E questo è solo un esempio dei tanti, ma è dei contatti di Eugenio, ma poi anche altri hanno avuto incontri. Insomma, la fratellanza quindi si è data da fare, ha informato i politici, ha informato il popolo, e Eugenio Siracusa ha fatto un lavoro enorme di divulgazione. Dopo di lui hanno continuato i suoi figli spirituali, che tuttora sono operanti in tutto il mondo. Ecco, ma in più, oltre questo, la Fratellanza Bianca ha stimolato pensieri e correnti filosofiche, quindi ha stimolato lo spiritismo di Allan Kardec. Che lo spiritismo, attenzione, non come sedute medianiche o strampalate prove col da tavolino del medium di basso livello, proprio uno studio scientifico dei fenomeni spirituali, con tanto di libri e testi, con prove e dimostrazioni e diciamo test incrociati. Ecco, in più ha stimolato anche altri cammini come la teosofia, come l'antroposofia, come tantissimi altri percorsi, terapie e lavori di ogni tipo hanno stimolato anche gli scambi culturali, quindi in modo da portare alcuni percorsi che erano solo in Oriente anche in Occidente, attraverso ad esempio il conosciutissimo e maestro indubitabilmente risvegliato Yogananda, ma anche Brahmapada o Hare Krishna, e altri che magari di cui non conosciamo il nome. Sono stati vari che dall'Oriente si sono trasferiti in Occidente. Quindi è stato fatto un lavoro colossale su tutti i settori della società. Sono stati anche stimolati scienziati, pensatori, personaggi di ogni classe sociale. Quindi pensate, non hanno fatto niente i nostri fratelli maggiori? Hanno aspettato a braccia conserte? No! Hanno cercato di mettere dei semi, ma senza, ovviamente, senza creare dipendenze, senza creare soluzioni facili, senza servire su un vassoio d'argento la soluzione ai problemi dell'umanità, perché questo non può essere servito su un vassoio d'argento. Deve essere l'uomo che si mette in moto, che si rimbocca le maniche e che incomincia gradualmente a dare alla propria vita un senso spirituale. Ecco, non possono farlo i nostri genitori cosmici. È come se un padre vizia il proprio figlio e fa tutto quello che il figlio vuole. No, è importante avere a volte anche la fermezza, non l'aggressività, non l'arroganza, ma fermezza. Quindi non possono i nostri fratelli risolvere i nostri annosi problemi o sostituirsi a noi nelle nostre azioni, quindi non ci si può aspettare che loro intervengano per porre rimedio a questa situazione. Siamo noi che dobbiamo porre rimedio, però loro hanno fatto il possibile.
contattando le più disparate persone all'interno della società, fornendo metodologie, fornendo pensieri filosofici, spiegazioni, contatti, evidenze, prodotti video, filmati, di tutto e di più, e anche generando dei veri e propri miracoli. Più di così, ci manca solo che entrano nel nostro corpo e camminano con le nostre gambe e incominciano a fare del bene agli altri, facendo finta che siamo noi, vogliamo questo? Ma sarebbe, no, sbagliato, no? È come se loro diventassero come noi per insegnarci la loro etica, e quindi andrebbero nell'errore, come che per dimostrarci il cammino dell'amore loro stesso ce lo mostrano con arroganza e imponendolo. Sarebbe una contraddizione in termini, questo non accadrà mai. Quindi tutte quelle voci che uno sente dire: arriverà la guarigione dall'universo, verrà questa onda che porterà pace. La pace non viene da nessuna onda, viene dalle nostre azioni. Poi ci possono essere energie amiche che ci sostengono e ci coccolano, ma un conto è una consolazione, una coccola, altro conto sono le responsabilità e le azioni che noi in primo luogo dobbiamo portare avanti e non possono essere delegate ad altri. Non viene servita su un vassoio d'argento la soluzione, non sarà così, cari amici. Come vi ho già spiegato, il futuro di questa umanità sarà amaro se l'uomo non cambia. Altro che vassoio d'argento, ci cade un macigno in testa. Ecco, questo è un po' il mio pensiero a riguardo, Massimo. Certo, un po' diciamo così, come se l'insegnante a scuola in classe dice ai ragazzi: dovete fare questi quattro esercizi, queste quattro espressioni algebriche, ve le faccio io, ecco, bravi, e prendete 10, siamo a posto. Ecco, sarebbe sbagliato, insomma, semmai io sono qui poi per aiutarvi a correggere se sbagliate un'operazione all'interno di una parentesi o graffa o quadra o rotonda che sia, come viene in mente ad esempio le espressioni, ma potrei fare un esempio anche su altre materie. Questo è un po' il concetto. No, sarebbe un disastro. Sarebbe un disastro. Sì. Infatti in alcuni paesi del mondo, io conosco molto bene il Brasile, Massimo, dove vado spesso, e nelle scuole, soprattutto quelle a ridosso delle favelas, è permesso la promozione dei bambini anche se non studiano. Quindi è un po' meno quello che hai detto tu, cioè pratica anche se non fanno i compiti, anche se non passano l'anno. Qual è il risultato di questo? Che a 13 anni nessuno sa leggere, nessuno sa scrivere, e un professore che dovrebbe insegnare una lezione, magari, che ne so, spiegando la struttura degli oceani, i delfini, oppure geografia astronomica, beh, a me piacciono le scienze, forse si è capito, ha anche una bella poesia, i leopardi, sì, ha un pubblico che non è in grado neanche di capire quello che sta dicendo. Leopardi, ma che è leopardi? Poesia, ma poesia, non so che vuol dire poesia, cioè, quindi in pratica è deleterio, no? Che qualcuno faccia i compiti al posto nostro o che i passaggi siano indolore. Faremo il passaggio nella nuovo cielo e nuova terra in modo indolore, ma saremmo un cancro pure nel nuovo cielo e nuova terra. Quindi porteremo, come succede in chi viene promosso, appunto, magari attualmente a causa di una legge non proprio azzeccata, secondo me, viene promosso anche se non studia, poi porta svantaggio a tutta la classe. Sì. Quindi non può passare l'uomo a nuova vita se non fa un salto interiore effettivo nei fatti e nei modi. Non basta fare, non è solo quantitativo, è anche qualitativo, quindi è come fa, anche, quindi è quello che offre, ma anche c'è anche se stesso. Sì, ecco, quindi, sì. Ecco, io chiedo un attimo alla regia, 2 minuti in più, capisco che stiamo andando verso lo spazio dei TG regionali. Vai. Dalla Toscana, ecco, grazie Rosario, perché il discorso è molto importante. Effettivamente è solo in questo modo ci si riesce a rendere conto, altrimenti uno proprio preso dalla vita frenetica, sistematica, eccetera, specifica, non riesce a vederlo, a rendersi conto. Bisogna appunto scindere bene le cose, semplificare, allora dopo uno dice: ah, sì, in effetti, ecco, le cose starebbero così,
e non fa una piega, il discorso che hai appena fatto, ecco, come si suol dire, non fa una piega. Per finire, ecco, prima hai accennato alle varie apparizioni della Madonna. Ecco, la Madonna intesa come spirito di questo pianeta, l'intelligenza di questo pianeta, possiamo così definirla? Che differenza c'è, per esempio, tra questa Madonna e la madre, diciamo, in carne ed ossa di Gesù quando 2000 anni fa è nato qui? Mi riferisco a Gesù di Nazareth. È lo stesso essere. È lo stesso essere. È la stessa creatura, è la madre terra, è la madre di Cristo, ma anche c'è, cioè, la genitrice di Gesù Cristo, ma è anche madre di tutte le altre creature. E lo ha detto lei, non è che lo sto dicendo io, quindi basta che vi andate a studiare le apparizioni della Salette ai tre giovani, e lei dice: io sono l'Immacolata Concezione, che poi tra l'altro i bambini neanche conoscevano, perché era apparso in un concilio per la prima volta qualche anno prima. E dice: io sono la madre di tutte le creature, lo dichiara lei. Sì. Quindi non è una mia, quindi, deduzione. Basta semplicemente attenersi alle parole che lei stessa ha utilizzato in quei contatti, no, di cui abbiamo parlato prima. Sì. Quindi in pratica, ecco, potremmo dire il nostro pianeta come simbolo può avere, cioè, la figura della Madonna, diciamo, ecco, perché fa vedere chi rappresenta questo, cioè il simbolo rappresenta come si può dire, l'intelligenza anche del pianeta. Beh, ci sono anche altri esseri, non c'è solo la madre. Lei però rappresenta il territorio, okay. Lei rappresenta la geografia, lei rappresenta l'aspetto femminile. Perfetto. Poi c'è anche un aspetto coscienziale maschile, che è più collegato alle città, a civiltà intraterrene, e quindi all'Eldorado. Ma lei rappresenta la geografia, il territorio, l'accoglienza, madre natura, l'energia e la vitalità che si esprime dagli alberi, dalle piante e da ogni creatura vivente. Eh sì, bellissime queste considerazioni, ma al di là delle bellissime, cioè reali, forti, ecco, hai dato in questa trasmissione, potrei dire, come si può dire, una luce, una bellissima luce, una consapevolezza dove siamo, quello che dobbiamo fare, quello che, sono nato, uso il condizionale perché vedo quello che dovremmo fare, visto che qui stiamo andando purtroppo in una situazione senza ritorno. Quindi ritornando, ricollegandoci con un salto all'inizio della trasmissione, un 2021 che dobbiamo proprio affrontarlo tutelando questo pianeta, ecco, facendo i giardinieri del pianeta, e quindi rispettando le leggi naturali, rispettando il prossimo, e solo così potremo, ecco, sperare una vita decisamente migliore. Se non hai altro da aggiungere, guarda, io ti ringrazio tanto per queste considerazioni che vanno proprio bene in questo momento che siamo a fine anno. Ma assolutamente, Massimo, penso di aver espresso ogni concetto, anzi forse ho parlato anche troppo, quindi grazie, un abbraccio e un augurio a tutti di poter agire e essere protagonisti nel cambiamento che vogliono e vogliamo vedere in questo pianeta. Ecco, quindi invece che pretendere questo cambio dagli altri, noi dobbiamo essere il cambio, il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo. E questo è un punto importante e fondamentale. Con questo vi saluto, ti ringrazio Massimo, Rosario, di questo ulteriore incontro. E buon tutto a tutti. Benissimo, grazie ancora a Gaetano Pedullà.
apro una piccola parentesi, non hai parlato troppo, anzi, cose veramente fondamentali che praticamente andavano dette tutte, insomma. 23.04, allora ci congediamo da Gaetano Pedulà, che l'abbiamo avuto in collegamento in diretta con noi qui a Radio Science. Io ringrazio anche Rosario Moreno per la conduzione della regia centrale. Ringrazio anche voi, gentili ascoltatori, per il cortese ascolto. Vi lascio ora ai TG regionali della Teleidea, a cui do subito la linea a Chianciano Terme. Massimo Bonella, che ha condotto in studio, vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione e ritroveremo anche nell'anno nuovo Gaetano Pedulà. Attenzione, non era l'ultima trasmissione, assolutamente no. Forse sarà una delle prime queste di un grande filone di approfondimento, di riflessione, perché ce n'è veramente bisogno. Mai come oggi c'è bisogno di queste riflessioni, di queste trasmissioni. Grazie, noi siamo per la vita, gentili ascoltatori, noi siamo solo per la vita, questa è la nostra linea. 23.05, buonasera a tutto, buonasera a tutti, linea alla regia per la sigla di coda. Abbiamo trasmesso Spazio Aperto, a cura della testata giornalistica Pianeta Oggi TV.